promuovete una cultura dell'incontro, del dialogo e della pace. È l'esortazione che Papa Francesco rivolge ai vescovi della Conferenza Episcopale del Messico, giunti a Roma per la loro visita ad Limine Apostolorum. Nel discorso consegnato ai presuli, il pontefice non manca di ricordare il bicentenario dell'indipendenza del paese e il centenario della rivoluzione, sollecitando maggiori sforzi per la promozione di una società giusta, libera e democratica. Dinanzi alle non poche sfide che deve affrontare il Messico, povertà, violenza, migrazione, Papa Francesco chiede a tutti di annunciare con la testimonianza la buona novella di Gesù Cristo, diffondendo nel cuore delle persone quella sete d'infinito che mai viene soddisfatta dal desiderio di mondanità, denaro e potere. Coltivando la dimensione della parrocchia, il pontefice chiede poi di puntare anche sul sostegno dei laici per la missione della Chiesa e di promuovere un'attenta pastorale della famiglia, cellula fondamentale della società e primo centro di evangelizzazione. La famiglia, si legge ancora nel discorso, contro la cultura disumanizzante della morte, diviene sostenitrice della cultura del rispetto per la vita in tutte le sue fasi, dal concepimento alla morte naturale. Un ultimo pensiero va infine all'attenzione per i giovani che con la loro testimonianza contribuiscono a rigenerare la vita sociale e rendono la fede più resistente agli attacchi del secolarismo.